ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio trattare un argomento che riguarda un po' tutti ed è quello del benessere fisico. Allora, immaginiamo di essere in una pandemia globale. Ok, no, in effetti ci siamo in una pandemia globale. La prima cosa che è stata colpita è stata il settore del fitness, dell'allenamento, poi sono stati colpiti i teatri ed è stato colpito tutto quello che è il settore dello spettacolo. Infatti molte produzioni televisive e cinematografiche sono state rimandate a causa di questa pandemia. Però vorrei concentrarmi un pochino di più su quello che è il settore del fitness, cioè quello del benessere fisico. Immaginate di non riuscire a evitare di contagiarvi con questo virus. Quale pensate che sia il corpo che ha una migliore risposta immunitaria? Un corpo allenato o un corpo non allenato? Beh, la scienza ci dice che ovviamente un corpo allenato ha una reazione immunitaria decisamente migliore rispetto a quello di un fisico non allenato. Questo è il motivo per cui, nonostante le chiusure delle strutture e delle varie palestre, quello che è, io credo che l'attività fisica sia decisamente importante e debba essere continuata a fare. Certo, se hanno deciso di chiudere palestre e cose simili, sicuramente avranno avuto le loro buone ragioni, o forse no, questo lo lascio decidere a voi. D'altro canto, però, non c'è possibile ignorare questo problema. Quindi io credo che la cosa migliore da fare anche in questa situazione sia quella di mantenere un'alimentazione sana, decisamente un'alimentazione sana, quindi seguire ad esempio quella che è la tipica dieta mediterranea in modo da avere un bilanciamento tra tutti quelli che sono gli alimenti, farsi seguire da un buon nutrizionista, mangiare di meno e nonostante si possa essere a casa o non so, eventualmente se si riesce ad uscire, fare tanta attività fisica. L'attività fisica ha diversi benefici. Certo, il primo è quello di migliorare la risposta immunitaria, il secondo è quello di produrre determinati tipi di ormoni che altrimenti non si riuscirebbe a produrre, ma quello che veramente pochi conoscono e quello che tendono a sottovalutare riguarda la neuroplasticità, o meglio, c'è una correlazione tra l'attività fisica e la capacità di creare nuovi percorsi neurali. Molto spesso capita che chi inizia una giornata con una buona attività fisica poi dopo riesca a ottenere un miglior collegamento di idee e ottenere idee più brillanti o affrontare quelli che sono nuovi percorsi, nuovi metodi e nuovi approcci di pensiero a un determinato problema. Quindi possiamo dire che svolgere un'attività fisica aiuta anche a migliorare la vostra capacità di pensiero. Abbiamo parlato della parte del fitness, quello che è del benessere del fisico, però in una situazione di pandemia globale non possiamo ignorare quella che è la mente, ok? Quella che è il modo di pensare delle persone. Hanno eliminato quelli che sono i teatri, hanno eliminato i cinema e quindi hanno eliminato molto delle possibilità di svago per una persona. In alternativa però ci sono rimasti i servizi di streaming, molti servizi di streaming hanno un sacco di serie TV e un sacco di prodotti video che ci possono permettere di distrarci, di viaggiare con la mente. Oltre questo possiamo comunicare con i nostri amici in un metodo completamente diverso rispetto al passato. Immaginate se ci fossimo trovati in una pandemia globale negli anni 90 in cui l'unico metodo di poter comunicare era mandare dei messaggi. Dai ragazzi, diciamoci la verità, sarebbe stato un vero inferno. Adesso invece, potendo utilizzare quelli che sono i mezzi di comunicazione moderni, quali Zoom, Skype e altro, di cui già ho tantissimo parlato, è molto più facile eseguire una videochiamata e comunicare in questo modo con i nostri amici. Questo ci permette comunque psicologicamente di sentirci più vicini alle persone a cui teniamo, altrimenti ci sarebbero state delle barriere difficilmente superabili. Sicuramente non potevamo andare avanti mandando lettere, una pandemia globale comunicando con le lettere sarebbe stato piuttosto triste e anche piuttosto complicato. Ragazzi, mi raccomando quindi, cercate in questo periodo di mantenervi allenati, eseguite attività fisica con regolarità, mangiate in maniera adeguata, in maniera sana, comunicate con i vostri amici tramite messaggi, uscite il necessario, uscite per svago, uscite perché ne avete bisogno, uscite per prendere un po' di vitamina D, il sole aiuta tantissimo a stare meglio e a produrre vitamina D, di cui il nostro fisico ha decisamente bisogno. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo direttamente al prossimo video. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, commentatelo, voglio assolutamente conoscere la vostra opinione su quello che sta succedendo. E vi lascerò probabilmente in descrizione qualche libro da leggere, qualche consiglio su qualche serie TV, servizi streaming, potete commentare anche voi così me ne fate conoscere qualcuna nuova, in modo che possa anch'io vedere qualcosa di diverso. E che dire ragazzi, ci
Ci vediamo alla prossima e fatemi sapere come va. Ok? See you next!